Benissimo. Allora, Malagnino del Consiglio regionale del Piemonte. Sì, intanto approfitto del caricamento delle slide per dire che io inconsciamente avevo raccolto, si vede che c'è una forma di telepatia sull'asse Roma-Torino con Dominici, l'invito a non fare una sessione di marketing di cosa ha fatto il Piemonte, ma a sviluppare un ragionamento. Qualcosa lo dico, poi facciamo come un posto al sole che quando si stanno per baciare si interrompe e Va riprendiamo bene, dopo, perfetto. ok? No, perché insomma, ripercorre ogni volta quello che è Sì. stato fatto in Piemonte, insomma, poi alla fine la comunità open data si ritrova sempre insieme, questa è una parte del ragionamento. Noi partiamo dal 2009, partiamo con le linee guida, partiamo col portale dati.piemonte, ma soprattutto approdiamo a una cosa un po' rivoluzionaria, se pensate in Italia, cioè la legge sugli open data, dove abbiamo obbligato le nostre strutture a pubblicare i dati. Gli abbiamo detto, ma guardate che i dati non sono vostri, no? Quindi quando vi viene richiesto o anche quando non vi viene richiesto, buttate fuori i dati perché e appunto è valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. Entro 30 giorni, questo raccontava oggi un episodio abbastanza singolare, quando l'anno scorso, durante un contest di cui adesso parlerò, è venuta fuori la richiesta dei dati geografici del Piemonte perché ci servivano per alimentare OpenStreetMap, c'è stato il panico in assessorato perché nessuno sapeva come fare a liberare quel pezzo lì di Open Data. Allora gli è stato detto, vabbè, ma liberatelo tutto il geoportale, che problema c'è? Uno dei piccoli effetti della legge sugli open data, insomma, quindi dell'inversione della logica del processo di open data. Poi però, noi, dicevo appunto, mi piace anche un po' raccontare il ragionamento che stiamo portando avanti in Piemonte, in particolar modo nel Consiglio regionale Piemonte, di cui faccio parte. Cioè che alla fine, oltre agli open data, noi oggi, come diceva Lorenzo prima, siamo circondati da dati che ci arrivano da diverse fonti e con cui si possono fare delle cose che in qualche modo stiamo provando a fare. Una su tutti è questa, Smart Data Net. Smart Data Net è una piattaforma, è un ecosistema digitale di dati sviluppato dal CSI Piemonte dove le aziende e le pubbliche amministrazioni conferiscono i dati e da questo ecosistema si possono prendere i dati per realizzare dei servizi legati alla cittadinanza, commerciali, imprenditoriali. Quindi è un ecosistema che prova a raccogliere e sistematizzare tutto il mondo dei dati, sia pubblici sia che arrivino da altre fonti, in un unico luogo, in un unico sistema. Questa è un'altra cosa sviluppata, IoTNet, che sta per Internet of Things Network, cioè in Piemonte, soprattutto CSP, ha posizionato in varie parti della regione dei sensori che di continuo durante il giorno sputano fuori dati relativi a umidità, ambiente, traffico, pioggia, eccetera, eccetera, vengono raccolti in questa piattaforma che conferisce a Smart Data Net dove raccogliamo i dati ambientali. Questo è un altro servizio realizzato da un'altra realtà bellissima, super dinamica, ma poco conosciuta, devo dire, in Piemonte, che è 5T, che si occupa di infomobilità. Questo servizio prende i dati pubblici sul trasporto pubblico locale, li posiziona su una piattaforma aperta su OpenStreetMap e qual è l'obiettivo? Incentivare l'uso del trasporto pubblico locale, soprattutto con un servizio aperto a terze parti, cioè l'idea è di mettere a disposizione una piattaforma pubblica da cui si possa attingere anche con servizi privati e incentivare l'uso del trasporto pubblico e disincentivare l'uso del trasporto privato. Scusami, quindi questo qui è, diciamo, è frutto anche di un partnership col privato oppure sono solo progetti di tipo No, pubblico? allora sono sinergie pubblico-privato perché CSP, vabbè, CSI Piemonte è una finché rimane una in house. 5T e CSP sono pubblico-privato, quindi sono delle partecipate regionali, ma non sono completamente regionali o comunali, ma non sono pubbliche. Poi, questo adesso ho messo quello dell'Emilia-Romagna perché non riuscivo a trovare quello del Piemonte, però un'altra cosa che anche qui inconsapevolmente abbiamo fatto insieme è che provare a raccontare, perché allora il ragionamento era: va bene, ma di tutto questo mondo degli open data, di tutte queste storie che ci raccontiamo e tutti i convegni in cui noi ci incontriamo, se prima diceva giustamente bene Stefano, fra un po' arriviamo alle sedute di autoanalisi, no? O almeno alla grande famiglia. Ciao, tu la prossima settimana sei a Roma? No, io sono a Trento, allora ci vediamo a Milano. Ecco, allora, questa comunità di open data a un certo punto deve avere una ricaduta sul cittadino a cui magari prima o poi bisognerà spiegare a che cosa servono gli open data. Questo è un esempio. Raccontare una cosa importantissima come un bilancio regionale per immagini. Questo
prendere gli open data, guardate che liberare i dati di bilancio è una roba che non si può spiegare. È facilissimo liberare panchine, fontanelle, alberi, strade, tombini, liberare i dati del bilancio, perché guarda caso lì dentro poi si parlava di trasparenza, magari si vengono a scoprire delle cose e realizzare delle cose di questo genere, questo l'hanno fatto Data Ninja, quindi Andrea, Nelson, Mauro, è un altro dei modi con cui noi possiamo restituire alla cittadinanza una cosa importante come gli open data. Infine, credo che qui poi si concluda la prima puntata. Proprio per provare a raccontare, siamo quasi al bacio per la pubblicità. Questa è un progetto che ci siamo inventati con Topics, quindi con Lorenzo e con altri, col CSI Piemonte, con l'università, con tutta una rete di innovatori del Piemonte. Ci abbiamo detto: ma noi proviamo a raccontare il nostro territorio utilizzando gli open data, proviamo a capire cos'è il Piemonte oggi, quali sono le sue trasformazioni, quali sono le dinamiche che si stanno muovendo, come? Facendo una call pubblica a sviluppatori, mappatori, geografi, giornalisti, designer, sviluppatori, eccetera, 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 per prendere gli open data, prendere OpenStreetMap, quindi mappe collaborative, metterle insieme e restituire un racconto del Piemonte, ovviamente digitale, sugli open data. Questo è un esempio, sono i musei di Torino, ma ce ne potrebbero essere altri, c'è l'Ecomuseo delle Rocche, del Roero, Alba, Langhe, eccetera, eccetera. Questa poi è dopo il bacio. Bene, grazie, perfetto.